Una gioia talmente forte da non poter contenere le urla. I bambini della casa famiglia Hogar de San José di Medellín, orfani di tenerezza in un mondo troppo spesso indifferente, hanno avuto per un giorno un papà davvero speciale. Papa Francesco ha ascoltato le loro parole, accarezzato visi dagli occhi umidi, dispensato sorrisi incoraggianti. Veder soffrire i bambini fa male all'anima, ha detto il pontefice, perché non possiamo accettare che siano maltrattati, che si neghi loro un futuro di speranza. Ai religiosi e ai laici che si occupano dei piccoli ospiti di questa istituzione invece ha indicato due realtà che non dovrebbero mai mancare perché fanno parte dell'identità cristiana: l'amore che sa vedere Gesù presente nei più piccoli e deboli e il saper portare i bambini a Gesù. I circa 300 ragazzi presenti, tutti con indosso una maglietta bianca con l'immagine paterna di San Giuseppe, porteranno per sempre nel loro cuore questo giorno unico e la certezza che anche Gesù bambino è stato vittima dell'odio e della persecuzione e che il suo abbraccio amorevole non mancherà mai di confortarli.